Kate Middleton, una malattia genetica l'ha costretta ad andare in ospedale durante le gravidanze. Sono in tanti a chiedersi se Kate Middleton sia affetta da qualche malattia. Il suo aspetto apparentemente debole ha fatto sempre temere il peggio. Oggi si scopre che la duchessa di Cambridge è affetta da una patologia genetica, che la costrinse a trascorrere in ospedale parte delle sue gravidanze. La sua eccessiva magrezza e il volto perennemente scavato hanno fatto pensare che si trattasse di un malessere grave. La moglie del principe William, durante le gravidanze, soffriva di nausea acuta e attacchi di vomito. La duchessa di Cambridge ha sofferto infatti di iperemesi gravidica. Ed è stato proprio a causa delle nausee molto forti che Lady Middleton è stata costretta a ricoverarsi più volte in ospedale. La duchessa, stremata dal malessere, infatti non ha potuto far altro che richiedere l'intervento dei medici. Cos'è l'iperemesi gravidica? La stessa patologia che ha colpito la duchessa di Cambridge colpisce moltissime donne durante la gravidanza. L'ipermesi gravidica è una malattia che non deriva dagli ormoni, come si è dedotto fino ad oggi, la sua derivazione è genetica. Uno studio condotto dall'Università della California e pubblicato sulla rivista Nature Communications ha rivelato le cause reali della nausea in gravidanza. Il disturbo è associato a due geni, GDF15 e IGF-7, entrambi coinvolti nello sviluppo della placenta e con un ruolo importante nel regolare l'alimentazione delle future mamme. I geni GDF15 e IGF-7, che aumentano il livello di alcune proteine. Kate Middleton indebolita dall'ipermesi gravidica. Le nausee costanti e il vomito hanno inevitabilmente indebolito Kate Middleton e questo ha fatto sì che dopo l'ultima gravidanza la duchessa apparisse stremata e stanca. Inoltre anche l'eccessiva magrezza sembra derivare da questa patologia avuta in gravidanza. Infatti Lady Middleton perse moltissimi chili e il suo fisico ne risentì, anche in seguito al parto. Kate Middleton troppo magra. Katherine Middleton, meglio conosciuta come Kate, è apparsa nelle sue ultime incombenze pubbliche, troppo magra. All'ultimo evento, nel quale la duchessa ha presenziato, un dettaglio preoccupante non sfugge ai sudditi. Infatti la moglie del principe William è ormai nota per il riciclo di abiti. Sono diverse le occasioni in cui la duchessa di Sussex ha riutilizzato look già sfoggiati in altri eventi. A volte riadattandoli, altre riproponendoli nella stessa identica versione precedente. Lo stesso abito, a distanza di molti anni. Questo è quello che è avvenuto il 7 novembre scorso, quando Kate Middleton e il principe William hanno partecipato alla serata di gala per i TUS Conservation Awards. In quell'occasione, la duchessa di Cambridge ha indossato un bellissimo abito turchese, con una profonda scollatura e un pizzo seducente sulla schiena. L'abito, creato da una delle stiliste preferite di Lady Middleton, Jenny Packham, è lo stesso che la duchessa aveva indossato nel 2012, per un concerto all'Albert Hall. Tutto perfetto se non fosse per quel dettaglio preoccupante. Sono ormai diversi mesi che si vocifera di un presunto malessere per la moglie del principe William.
e questo sospetto si è insinuato, data l'evidente forma fisica della duchessa di Cambridge. Kate Middleton infatti, dopo 3 gravidanze appare sempre più magra, sono sempre di più i sudditi a temere il peggio. L'ultimo dettaglio che non è sfuggito all'attenzione dei fan della Royal Family, è relativo proprio all'abito riciclato. Ancora troppo magra, dopo 6 anni e dopo 3 figli, questa eccessiva magrezza appare strana. Il corpo di una donna cambia inevitabilmente dopo 6 anni e soprattutto dopo aver portato in grembo 3 bambini, perché Kate è sempre così snella? Solo una rigida dieta o c'è qualcos'altro? Tutti sperano nel meglio.